E se nel centro-sinistra e soprattutto nel PD è caos, nel PDL si sta cercando adesso di trovare il nome giusto che possa rappresentare davvero gli interessi degli italiani. Ed è per questo che Silvio Berlusconi ha riunito a Palazzo Grazioli lo Stato Maggiore del PDL per fare il punto della situazione e decidere come comportarsi. Sull'esito della riunione del PDL ci racconta tutto Giuseppe Castiglione, esponente catanese del partito di Berlusconi. Noi fin dal primo momento abbiamo ricercato un nome condiviso, abbiamo chiesto al Partito Democratico, che è il partito che ha il maggior numero di parlamentari, di individuare una rosa di nomi. Nella prima votazione aveva indicato l'onorevole Marini, noi lo abbiamo votato, purtroppo sappiamo come sono andate le cose, sappiamo come è andata la votazione di ieri, noi continueremo in quella nostra azione di stigmatizzare i voti che la maggioranza ha, e quindi continueremo a non partecipare al voto per questa ulteriore votazione, sperando che al più presto possibile possa prevalere nel Partito Democratico la volontà di individuare un nome condiviso, un nome da proporre al PDL, e noi poter lavorare tutti insieme per ricreare e soprattutto sostenere ed eleggere il nuovo capo dello Stato, che deve essere non solo il garante della Costituzione, ma anche il garante di una maggioranza parlamentare che sia la più ampia possibile, la più rappresentativa possibile, soprattutto metta in condizione di poter eleggere un governo che al più presto affronti le gravi questioni che sono di fronte a noi. C'è stato un vertice con Berlusconi, è uscito qualche nome che piacerebbe al PDL e che magari potrebbe essere condiviso dal PD? Ma per quanto ci riguarda, noi abbiamo detto che non deve essere un nome divisivo, avevamo condiviso il nome di Marina, ci sono certamente nel panorama politico tante personalità, tante persone che hanno i titoli, le caratteristiche per poter essere al di sopra delle parti rappresentative e garanti della Costituzione, quindi non ne facciamo una questione di nomi e chiediamo solamente che non sia un candidato di parte che rappresenti una parte della maggioranza, e qui auspichiamo che il Partito Democratico nelle dinamiche interne non privilegi la soluzione di eleggere Rodotà come uomo di parte, uomo eletto solamente alla sinistra con l'apporto del movimento di Grillo. Quello sarebbe un'altra pagina politica, significa che Grillo vorrebbe partecipare direttamente all'azione di governo, e quindi noi saremo, a quel punto saremo opposizione. È una scelta politica che noi non auspichiamo, mentre auspichiamo una soluzione la più ampia, la più convergente, soprattutto con un nome che non rappresenti la divisione ma rappresenti l'unità del Paese e l'unità delle forze in Parlamento. Questo nome potrebbe essere quello del Ministro Cancellieri? Beh, sicuramente il nome del Ministro Cancellieri è uno dei nomi su cui stiamo lavorando, su cui stanno facendo delle ipotesi, delle valutazioni, certamente non c'è nessuna preclusione.